pannello solare che avete un regolatore di carica, carica queste due batterie. Le due batterie alimentano l'elettronica di controllo e il motore in corrente continua che tramite questa elica fornisce la propulsione all'imbarcazione. Qui abbiamo dei pedali che dovrebbero consentire di movimentare la barca anche in maniera manuale, e rileviamo la velocità dei pedali tramite un sensore di velocità. In funzione della velocità di rotazione dei pedali abbiamo l'azionamento dell'elica che fornisce la propulsione e quindi fa sì che la barca si comporti come un pedalo servo assistito.